Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo dentro il castello Godwin e quindi dobbiamo trovare tutti gli oggetti presenti all'interno del dungeon, perché questo viene considerato dungeon, e affrontare un altro boss. Dopodiché, ragazzi, siamo alla fine. Recluteremo l'ultimo personaggio e ci dirigeremo verso Sol Falena. Let's go, non perdiamo tempo. Qui c'è una sfera di salvataggio, tra l'altro buono, perché potrei salvare, però. Sentite tra l'altro la host modificata. Martello di platino, perfetto, già preso. Ecco, questo è l'ultimo martello del gioco. Ah, qua i nemici sono forti. Ok, continuiamo l'esplorazione. Qui non c'è nulla. Ah, there you are. Eccoci qua. George, you're back too, huh? And Shun, it's been a while. Silades? I can't believe it! What's the matter? What are you all so surprised about? Oh, it must be my hair. It's always been this color, you see. I just stopped dyeing it, that's all. Oh, by the way, is Leon okay? Oh, it's good to know. Silades, did you really have to do all this? Tell me, why? It's like I told the prince before. You don't need to know my reasons. You traitor! Anyway, isn't this what you've been looking for? Is that... the Twilight Rune. Just like when you took possession of the Dawn Rune. It looks like I've been chosen by a rune as well. Heaven help us. So that means the attack on Kilderic's soldiers was all your doing. It can't be. What? You don't believe me? Wanna test it out? Eh sì, ragazzi, boss fight, Silades. Fortunatamente lei è singola, quindi è molto più facile da gestire. Però io ho utilizzato praticamente tutte le mie rune per i nemici che c'erano in giro, perché gli incontri, dovete sapere che dentro il castello Godwin non si possono skippare, cioè non puoi scappare, sono tutti fissi, quindi è un bel casino muoversi. Ok, è già infortunata, quindi va bene così. Ah, non l'ho one-shottata però, attenzione, quindi già Silades molto più resistente di tanti altri boss che abbiamo affrontato. Olè, grande George. My, my, how strong you've gotten. Finally, a worthy opponent. What the hell are you trying to do anyway? Why did you help us when we were surrounded by Kilderic's soldiers? I'll tell you why. Because I can't have the prince dying just yet, that's why. Huh? Personally, I don't care what you're trying to do. Give the Twilight Rune back to me. It's not meant to be used for such evil. Follow me to Sol Falena. We'll settle everything there. Wait! Don't just stand there! Send Raftleet after her! It's no use. Even Log's ship couldn't catch her. Damn. I don't understand.
What's taken over Lady Cyalides? Eh già. Allora, ci sono le ultime stanze, credo, di dover esplorare. Dove forse c'erano tesori, o forse no. Non so se ci sono ancora incontri casuali. Ecco, libro antico. Ok, deve essere bloccato. Va bene. Oddio, ma posso uscire con... No, ovviamente, perché va bene che è considerato dungeon, però non è la stessa cosa. Vedete, Cyalides, venite a Solfalene e lì risolveremo tutto. Insomma, basta con questi idioti di Godwin. Ah, vostra altezza, siete tutto intero, eh? Ah, lui è dalla nostra parte? Sì. Ah, con una faccia del genere potrebbe passare per uno dei nemici. Insomma, guardate che capelli che ha. Avete fatto in fretta. Siete riusciti a passare dalla porta principale? La vostra congettura è corretta, Sir George Prime. Le difese del nemico erano tutt'altro che impenetrabili. Non abbiamo dato un bel colpo alla loro linea di comando con l'eliminazione di Kilderic e del generale Novum. Già, le truppe nemiche in città sono nel caos più totale. E sapete cosa vuol dire, vero? Adesso Stormfist è nostra. Eh sì, abbiamo letteralmente conquistato tutta Falena. E soltanto Solfalena è rimasta praticamente nelle mani dei Godwin. Tutto il resto è nostro ora. Cioè, si è ribaltata completamente la guerra. E adesso siamo liberi di poter esplorare. Vedete, lì c'è un forziere. Siamo liberi di poter esplorare Stormfist. Capisco. Perciò Cyalides è il nuovo possessore della Runa del Crepuscolo. Proprio come pensavo. Lo sapevi già? No, ovviamente no, se non l'avrei detto. Ma ero sicura di una cosa. Altrimenti non avrei mai lasciato andare il principe. Sapevo che eri pericoloso, ma sapevo anche che Lady Cyalides non avrebbe mai potuto uccidere il principe. Vuoi dire che avevi capito che intenzione aveva? Forse, ma è davvero importante? Noi sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare, indipendentemente da cosa abbia in mente Lady Cyalides. Joe, aspettate. È Zweig, ha trovato qualcosa di strano di sopra. Ovviamente... è la stanza che prima era bloccata, se non erro, che adesso è sbloccata. Ecco, ora sarebbe l'occasione giusta per andarsi a prendere tutti i forzieri. Però. Ah, eccovi qua. Date un'occhiata a queste tavolette. Le hanno lasciate qui gli studiosi di Godwin. Sono scritte in lingue Sindar. Sei in grado di tradurle, Zweig? Non c'è scritto nulla di molto importante, forse è per questo che le hanno lasciate qui. Sono sicuro che hanno portato a Solfalena tutte le tavolette più importanti. Però queste qua hanno colpito la mia attenzione. Sono fatte dalla stessa pietra che si trova solo nelle rovine Sindar di Falena. Non possono provenire dall'estero e la pietra è diversa da quella del lago Ceras. E poi se qualcuno avesse portato via qualcosa dal castello lo avremmo saputo. Ma la profonda foresta del Crepuscolo è stata saccheggiata molte volte nel corso degli anni. Chi può dire che queste tavolette non provengano da lì? Io credo che sia possibile. Se inizi a ragionare in questo modo, le possibilità potrebbero essere infinite. Noi possiamo solo basarci su fatti concreti. Ok. Quindi perché Godwin sta analizzando i Sindar? Che cosa c'è dietro tutto ciò? Non è una cosa da tralasciare questa, eh? C'è qualcosa che non va a vostra altezza? Sembra che Lord Godwin stia studiando delle antichissime tavolette Sindar. Sappiamo solo questo, non sappiamo nemmeno da dove provengono esattamente. Capisco. Forse vale la pena indagare più a fondo. No, non perdete tempo.
Non importa cosa scopriamo, tanto non cambierebbe ciò che dobbiamo fare. Vostra Altezza, è il momento. Dobbiamo andare a Solfalena. Esatto, ragazzi. Siamo praticamente di fronte all'attacco finale. Lady Sialitz, bentornata. Non ho tempo per i convenevoli, Giselle. Il tuo castello è caduto, Marskall. Dilber e Kilderic sono morti. Dilber è morto? E allora anche tu hai dei sentimenti. Pensavo fosse solo una diceria. Non nego di provare un certo senso di perdita, ma è un prezzo che sono disposto a pagare. Il destino di Falena dipende dal nostro successo. Possiamo anche perdere degli ottimi elementi lungo la strada, ma i sacrifici portano alla vittoria. Sacrifici, eh? E allora, Giselle, tu che sentimenti provi? Sono contento che siate tornata sana e salva, Lady Sialitz. Sei stato tu a nominare cavaliere della regina quel pazzo scatenato di Kilderic. E continuo a essere convinto della giustezza della mia decisione. Se Kilderic vi avesse fatto qualcosa, mia signora, non lo avrei mai perdonato. Saresti in guai grossi senza questa, vero? Ovviamente, ma non ha importanza rispetto alla vostra vita. Dato che sono l'unica degna maestra in grado di portare questa runa, dato che sei una maestra tanto brava, come mai Kilderic e il generale Novum sono morti? Se davvero fossi una maestra, l'esercito ribelle sarebbe stato annientato da tempo. E mi domando se tu non abbia avuto un qualche ruolo nella morte di Kilderic e del generale Novum. Alenia, ora basta. Alto comandante, non capisco perché voi... Comprendi i tuoi dubbi, Alenia. Ma tu più di tutti dovresti sapere quanto sia difficile controllare questa runa. Mi sto solo scaldando. Vedrete che maestra diventerò. Ottimo. Spero che riuscirai a usarne tutto il potere nello scontro che si avvicina. L'esercito ribelle si sta dirigendo qui, a Solfalena. Sono in corso i preparativi per una battaglia su larga scala. Non ha più importanza tenere Rainwall. Richiamiamo qui le nostre truppe. Ecco, messaggio importante. Raymond, eh? Mi sembra il momento perfetto. Allora andrò a riprendere le truppe. Non credo che questo compito richieda la vostra presenza, Lady Sialitz. Veramente c'è una cosa che ho lasciato in sospeso là. Eh sì, è la stessa cosa che abbiamo in sospeso anche noi, in realtà. Allora, noi siamo tornati praticamente al castello. E ragazzi, adesso è arrivato il momento di reclutare l'ultimo personaggio. Intanto posso andare dalla maestra delle rune e comprare un'altra runa dell'ira nel frattempo. Critica, burrasca. Perfetto, e questa poi la dovremo dare ai nostri membri del party piano piano, man mano che andremo avanti. Detto ciò, dove desideri andare? Non so se è sbloccato adesso, no. Aspetto un secondo. Sì, mi serve soltanto Alzared. Perché lui possiede la runa per evitare gli incontri casuali, visto che dobbiamo andare a Rainwall, ragazzi. È il momento di andare a Rainwall per reclutare l'ultimo personaggio. E già sapete che cosa vuol dire quando andiamo a Rainwall, no? Chi c'era a Rainwall? Eh sì, ragazzi, l'ultimo personaggio da reclutare, in questo caso, dato che non abbiamo reclutato Ersh, che è appunto l'amica... Oddio. Ok, ragazzi, piccola correzione. Non mi fa andare ancora a Rainwall perché non ho fatto scattare gli eventi, quindi le truppe ancora non si sono ritirate da lì. Comunque, consegniamo il martello. Oh, e questo cos'è? Mi avete portato un nuovo martello. Ora possiamo forgiare delle armi ancora più potenti. Sì, possiamo andare praticamente a fare il 16° livello dell'arma.
per portare appunto l'attacco a 255, il valore in esadecimale più alto che si possa avere nel gioco. Allora, e a questo punto sì, devo far scattare gli eventi. Allora, vediamo se è arrivata la lettera di Jean nel frattempo, vediamo. Ma mi sa che forse non arrivò più la lettera, vero? Madonna mia. Ok, vediamo se ne arriva un'altra. No, va bene. Ah, ok, no, mi sa che la lettera non arriva più perché adesso appunto dobbiamo conquistare l'ultimo personaggio. Allora, facciamo scattare gli eventi. Ah, ok, aspettate ancora un po'. Allora, e allora per ora ci ha aspettato ancora un po'. Ok, ecco qua. Esatto. Say that again. The Godwin soldiers are going to withdraw from Rainwall. Aren't you happy? Yes, yes, of course we are. Why did you... What I do is none of your business. Yes, yes, Your Highness. So sorry, Your Highness. All right, so I've given you the message then. Oh, and one more thing, Salem. Why, of course, Your Highness. What is it? I want to talk to you about Lucerina. Come here. Hmm? Yes, yes? Please, Your Highness, tell me about Lucerina. Well, she's... how can I put it? She's doing really well. Actually, she seems to have forgotten all about you. So now... you can rest in peace. Huh? No! Did you really think I was going to forgive you? Huh. Don't worry, I'm not going to kill you. Now that an imbecile like you is head of the Barrows faction, I'm sure it will fall to ruin anyway. Povero Yuram, con tutto il male, con tutte le robe che hanno combinato, però non se la meritava una fine del genere. Tu, che ci fai qui? Sono qua per aiutarti. Qualora tu non abbia il fegato per fare quello che devi. È stato Gisella a mandarti qua, vero? Non si fida di me? Che patetico, piccolo. Se non riesci a portare a termine il tuo compito, ci penserò io. Non c'è bisogno, ci ho già pensato io. Esatto, qual era il compito? Uccidere i Barrows. Ok, adesso in teoria sono usciti tutti da Rainwall. Quindi adesso posso andare finalmente da Yuram, perché sì, ragazzi, l'ultimo personaggio reclutabile sarà Yuram Barrows.
Non so se posso andare direttamente a Rainwall adesso. Sì. Oh, top. Esatto, perché ormai le truppe Godwin se ne sono andate. Quindi possiamo andare direttamente da lui. Infatti la città è tornata ad essere libera. Tutti i soldati sono tornati a Solfalena, perché lì, ragazzi, c'è la battaglia finale. Ci sarà praticamente lo scontro finale, o per meglio dire l'assedio finale, e poi ci sarà tutta la parte finale che ovviamente porterà alla conclusione del titolo. Eccolo qua. Salve principe, da un po' che non ci si vede, eh? Oh, avete sentito? Sono il nuovo capo della famiglia Burrows, perché Lady Silence ha ucciso mio padre. Ecco, completamente impazzito. Lady Silence mi ha detto che per lei la famiglia Burrows non sarebbe durata a lungo se io ne fossi diventato il capo. Per questo mi ha lasciato in vita. Forse ha ragione. Ormai la discendenza della famiglia Burrows sta per finire. Ed è tutta colpa tua. Tu mi hai portato via tutto. Ridammi tutto, ridammi l'onore della mia famiglia Burrows, ridammi Luserina e mio padre, ridammi mio padre. Oddio, ti prego, ridammi mio padre. Fratello, cerca di darti un contegno. Luserina, nostro padre e tutta la famiglia Burrows hanno avuto quel che si meritavano per la loro assurda ambizione. Perché non riesci a capirlo? Ti sbagli, non è possibile. Io non ho... Fratello, ti ho detto di darti un contegno. Sei o non sei il capo della famiglia Burrows? Fratello. Andiamo a parlarci adesso. Sì, la verità deve essere rivelata. L'ho sempre saputo. Sì, certo, madre. Capisco. Principe, sono stato causa di grandi offese e dolori. So benissimo che qualche parola non può annullare gli effetti delle mie malefatte. Ma pensate che io possa redimermi in qualche modo? Vostra Altezza. Grazie. Grazie, vi ringrazio tantissimo. Da oggi in poi io, Euron Burrows, giuro fedeltà totale a Sua Altezza il Principe. Ricordate le mie parole. Dedicherò la mia vita alla vostra causa e a Falena. Tra l'altro è entrato in squadra, lui giustamente non combatte, è un personaggio di supporto. Torniamo indietro e parliamo con Luserina. Fratello? Luserina, ti ho causato grandi dolori e imbarazzo. Io non merito di essere chiamato fratello. Se mi aspetto il tuo perdono immediato, spero solo che mi permetterai di fare ammenda. Fratello. Principe, grazie mille. Se Sua Altezza approva, io non ho altro da aggiungere. Porteremo insieme il fardello delle malefatte della famiglia Burrows, fratello. Luserina. Perdonami e grazie. Non dirlo nemmeno. A questo servono le sorelle. Oh, ma che ne è di nostra madre? Sta bene. Ha detto di andare avanti e di non preoccuparsi per lei. Capisco. Bene, principe. Andiamo. Insieme. E questo, ragazzi, è il nostro ultimo personaggio disponibile del gioco. Euron Burrows, arcinemico da tutto il gioco, che fa ammenda e si unisce a noi. C'è un che di poetico in tutto ciò. E a me, in realtà, reclutare Euron al posto di Ersh, là come si chiama, mi va bene.
è assolutamente buono come finale, come chiusura del cerchio. Lui è uno di quei personaggi che nessuno nella prima run o nelle prime run si sognerebbe mai di poter reclutare. Però gli indizi ovviamente ci sono. C'è la possibilità di ritornare a Rainwall, Sialitz che lo lascia in vita. Quindi, principe, ben fatto. Adesso torno alla mia postazione. Mi terrò pronto. Chiedete pure il mio intervento se ne avrete bisogno. Ok. E qui hanno lasciato tutti quanti, ovviamente, ora il loro, diciamo, la loro posizione nella, ovviamente nel party, perché non combattono e non fanno niente. E adesso, signori, prima di chiudere questo episodio per dedicarci alla parte finale, quindi l'assedio di Solfalena, e poi io personalmente credo che prenderò una pausa dalle registrazioni per farmare, per setappare tutto il team finale che arriverà praticamente a percorrere tutto il dungeon finale e successivamente completare il gioco. Andiamo a vedere la lastra delle stelle del destino. Inaccettabile, sono venuto espressamente per evitare questi guai e invece è lo stesso. Vabbè, ragazzi, come potete notare, abbiamo tutte e 108 stelle del destino. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo tutte e 108 le stelle del destino. E avere queste 108 stelle del destino, avere instaurato un buon rapporto con Miakis e con Leon, ci permetterà di ottenere il perfect ending. Probabilmente vi farò vedere anche il finale cattivo poi alla fine del gioco. Farò come ho fatto su Shikoden 2, dove unirò finale buono e finale cattivo per farvi vedere le differenze. Però oltre questo, sì, penso che per questo episodio possa essere finalmente tutto. Siamo pronti per l'assedio di Solfalena e dopodiché finiremo questa avventura. Quindi grazie ancora per essere stati con me. E ci becchiamo alla prossima. Adios.